Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video, terzo capitolo della saga Le paure, i dubbi, i timori delle matricole. Ve li presento e vi do le mie relative soluzioni. Chiaramente, come ogni volta, vi invito, nel caso in cui la vostra preoccupazione o il vostro timore non sia presente in questa lista, a lasciare un commento qui sotto. Mi impegnerò così a inserire nel prossimo video quello che vi angoscia maggiormente, cercando di proporvi anche la relativa soluzione. Prima di iniziare il video vi chiedo una cosa fondamentale per questo piccolo canale: ricordatevi di lasciare un bel mi piace se pensate che il contenuto di questo video possa essere importante per altri studenti come voi, così che possano trovarlo con maggior facilità. Iscrivetevi al canale e sentitevi liberi di condividere qualsiasi contenuto di questo canale, come ad esempio questo video, sui vostri social o tramite WhatsApp. Mi farete senz'altro felicissima. In questo modo darete valore al lavoro che sto facendo. Direi subito di iniziare. Bando alle ciance. Il primo timore che potreste avere è l'ansia di fronte a un esame, per così dire, pesante, magari dal valore di molti CFU, oppure notoriamente complesso e difficile. Beh, cosa fare? Non abbandonatevi allo sconforto. Provate a informarvi se il professore ha previsto dei preappelli, cioè degli appelli d'esame non ufficiali, che saranno aperti prima della consueta sessione d'esame, in modo che durante la sessione potrete dedicarvi ad altri esami e questo invece potrete affrontarlo prima, così come magari informatevi se è previsto per questo esame da parte del professore la divisione dell'appello in più giornate e quindi la divisione dei materiali di studio dell'esame in più giornate, in modo che magari possiate fare la prima metà ad un certo punto del vostro percorso e poi l'altra metà magari dopo qualche mese. Anche questa è una cosa utile perché vi permette di dilazionare lo studio e suddividerlo in periodi, così che sia meno gravoso studiare tutto il malloppo di quell'esame. Seconda paura che potreste avere: l'università, si sa, anche quella pubblica, per non parlare di quella privata, è molto costosa. Avete paura di non riuscire a pagare tutti i conti che vi si prospettano di fronte per i prossimi anni? Niente paura, sapete che l'Ateneo accetta la dichiarazione ISEE. Alcuni la chiamano ISEE, non so bene quale sia la pronuncia corretta, io ho sempre detto dichiarazione ISEE, quella relativa al vostro reddito familiare, che nel caso in cui sia in un certo qual modo basso o inferiore a una certa cifra, vi permette di pagare le rate di iscrizione agli anni accademici in modo più favorevole. Insomma, in soldoni, le rate di iscrizione all'università saranno più basse rispetto al normale ed è una cosa magari che non tutti sanno, però che io ritengo utilissima, perché anche chi non ha un reddito particolarmente basso, per esempio, può giovare quantomeno di un piccolo sconto. E mi raccomando, state sempre attenti alle scadenze, perché le rate dovete pagarle in tempo, altrimenti poi dovrete pagare oltre alla rata anche una mora e non è il caso di aggiungere soldi a quelli che già dovete spendere normalmente. Inoltre, durante il percorso universitario sapete che un certo valore ha anche lo stage o gli stage che dovrete fare, chiamati ad esempio a volte tirocini. Ma dove si possono fare? Dovete informarvi innanzitutto se lo stage, come dire, è vincolato alle proposte fornite dall'università oppure se siete liberi di poterlo fare dove volete. Io ad esempio, ai miei tempi, essendo in assenza di vincoli particolari, ho scelto di fare uno stage presso una pubblica amministrazione nell'ufficio delle relazioni con il pubblico e ufficio stampa. È stato molto comodo scegliere il posto che preferivo, in primis per la vicinanza, in secondo luogo perché era un contesto che già conoscevo e quindi mi ha permesso di inserirmi con più serenità. Ma si sa, non tutto all'università si può affrontare con gioia e ci sono delle giornate che, per traslare l'aggettivo, non sono sempre serene, anzi
a volte parlando di condizioni atmosferiche, si sa, magari si esce da casa con il sole e dopo qualche ora, pam, arriva il maltempo, tuoni, fulmini e saette, oltre che una pioggia torrenziale. Ecco perché con voi dovete sempre portare un piccolo ombrello. Però cosa è successo a volte? È successo anche che magari io lasciassi l'ombrello fuori dalla porta e poi ne ritrovassi zero. Quindi cosa vi consiglio di fare nel caso in cui dobbiate usare l'ombrello? Non lasciatelo sulla porta, ma nemmeno portatelo in giro per i corridoi, perché si sa l'acqua a contatto con il pavimento può rendere le superfici scivolose. Vi consiglio questo: portatevi sempre nel vostro zaino un sacchetto di plastica che all'occorrenza può servirvi per riporre l'ombrello e quindi appoggiarlo ai piedi della vostra seduta a lezione, in modo che potrete portare l'ombrello sempre con voi, ma questo non causerà disagi alle altre persone e nemmeno agli inservienti addetti alle pulizie. Questa parentesi degli oggetti, secondo me, da portare con sé all'università perché ritengo indispensabili, penso sia davvero un simpatico argomento. Se vi fa piacere, potrò parlarne nel prossimo video. Dubbio numero 5. A volte tra una lezione e l'altra, soprattutto se si è da soli, se non si è fatta ancora amicizia, non si sa dove stare, cosa fare. Allora, a me piaceva, soprattutto nelle lezioni più affollate, andare a prendere il posto in tempo e quindi mi dirigevo subito in aula. Ma come impegnare i tempi, per così dire, morti? Ebbene, il modo senza dubbio migliore è quello di ripassare, perché sapete che poi tornando a casa in treno, in corriera o con qualsiasi mezzo, insomma, la voglia di ripassare è poca, ma sapete quanto sia prezioso studiare un pochino ogni giorno. Quindi ecco, cosa fare nei tempi morti? Se me lo chiedete, il consiglio più utile che posso darvi è quello di ripassare oppure di leggere, anche se sappiamo potenzialmente ci sarebbero tantissime altre cose più divertenti da fare, anche semplicemente andare a bersi un caffè, un tè, una cioccolata calda rinvigorente prima dell'inizio della lezione successiva. Ed eccoci qui al sesto dubbio, al sesto timore delle matricole. Oddio, mi sono registrata ad un esame, sarà tra un paio di settimane, o sarà tra una settimana, o sarà tra 4 giorni, purtroppo mi è capitato un imprevisto, bello o brutto che sia, non ci posso più andare, ma non posso neanche più cancellarmi dall'appello perché oramai le iscrizioni sono chiuse e quindi non è più possibile cancellarsi dalla lista delle persone prenotate. Che faccio? La prima cosa che vi dico con tutto il cuore di fare è di mettervi in contatto con il professore. Mandategli una mail, nella più banale delle ipotesi, altrimenti telefonategli o contattate i suoi assistenti, insomma fate in modo che il professore sappia che voi non ci sarete, perché il professore si organizza in base a quante persone si sono iscritte all'appello per convocare i suoi assistenti o per decidere per quanti giorni l'esame proseguirà. Più sono le persone assenti, più spesso il professore si irrita. Com'è normale, voglio dire. È come se voi steste aspettando una persona per un appuntamento e questa non si presentasse senza nemmeno dare una giustificazione. Di conseguenza, fate in modo che la vostra assenza sia giustificata e soprattutto fate in modo di scusarvi, perché bisogna sempre avere rispetto del lavoro delle altre persone. Sappiate che sono capitati casi, a me noti, di persone che hanno avuto ripercussioni dovute al fatto che ad un appello precedente non si erano presentate senza avvisare, magari nel caso dei professori più permalosi oppure più tignosi. Nel caso di una ragazza che conosco, addirittura quando lei ha portato, addotto come giustificazione la morte di una persona cara, di un suo parente, le è stato addirittura chiesto il certificato di morte. Ma quello era un caso un po' particolare, perché la ragazza ha chiesto in quell'occasione la possibilità di avere un appello dedicato alcuni giorni dopo l'appello ufficiale. Chiaramente una richiesta un po' pretenziosa, però giustificata, insomma, dall'accadimento terribile. Potrebbe però accadere anche la disgrazia opposta, ovvero, oddio, le iscrizioni si sono già chiuse ed io non mi sono registrata. Che faccio? In quel caso non vi resta altro che contattare ancora una volta il docente via mail, presentandovi, telefonando, insomma,
Fate di tutto pur di salvaguardare la vostra possibilità di iscrivervi. Potrebbe essere che il professore non sia disponibile ad accogliervi comunque, e nel caso del secondo appello potrebbe essere un problema. Per questo io vi invito a prestare una grandissima attenzione a tutte le scadenze che vi troverete a dover rispettare. Spesso però i professori sono molto gentili e può capitare anche che il giorno stesso, quando fanno l'appello, insomma, chiedono: c'è qualcuno che non è presente in lista? Allora voi alzerete la mano e potrete dire: professore, ma non mi ha chiamata, e quindi riuscire a sostenere l'esame lo stesso. Vi auguro con grande successo. Infine, ottavo dubbio che oggi vi presento è quello per il quale vi ritrovate a chiedervi: dove mi siedo durante l'esame orale degli altri candidati? Poniamo caso che quel giorno ci siano centinaia di interrogati. Molto bene, voi siete trentesimi, avete 29 persone davanti. Cosa fate? Allora, qui si apre un mondo di possibilità. Potete scegliere ad esempio di andare a bere qualcosa di caldo per tranquillizzarvi e poi tornare in aula, e qui però si riaffaccia lo stesso problema. Cosa vi consiglio di fare? Se avete bisogno di ripassare perché magari avete studiato poco, perché non volete ascoltare assolutamente i discorsi degli altri candidati, mettetevi in fondo all'aula, comunque lontano dal professore e dagli assistenti. Se invece non vi fa né caldo né freddo, non avete intenzione di ripassare o comunque siete curiosi di sentire, giusto per avere un metro di giudizio, come stanno procedendo gli orali degli altri, allora sedetevi alle spalle del candidato, insomma nei pressi del professore o dei vari assistenti. Così potrete ascoltare le domande, le eventuali risposte e crearvi un vostro metro di giudizio. In quel modo potrete riuscire a capire se la vostra preparazione è sufficiente oppure se, nel caso in cui abbiate studiato poco, è meglio alzarsi, fare una figura più dignitosa e andare via. Io personalmente, quando mi sono ritrovata magari con alcune amiche ad andare a fare un esame, il giorno stesso non ripassavo, o meglio ripassavo, ma una volta giunta in aula, tra il brusio degli altri candidati, il rumore delle persone che comunque sono interrogate dal docente, nel caso sto parlando chiaramente di un appello orale, perché badate bene, vi ascolteranno tutti, io in quei casi, soprattutto quando avevo compagnia, non ho mai ripassato, sono sempre rimasta ad ascoltare gli orali degli altri, anche perché potrebbe essere banalmente che magari siete settimi, per cui magari contate, non lo so, due persone ogni ora o tre, per cui almeno un paio d'ore prima che arrivi a me, e poi magari vi trovate davanti tutte persone impreparate che il professore caccia nel giro di 5 minuti, e quindi attenzione, perché lì non si possono fare dei conti a livello di tempo. Sempre meglio prestare grande attenzione alle tempistiche. A questo punto anche oggi abbiamo concluso con 8 dubbi, timori, paure delle matricole. Vi ricordo che questo è il terzo capitolo. Se sfoglierete tutti i video del mio canale, tra i più recenti troverete anche il capitolo 1 e il capitolo 2. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticatevi di lasciarmi un bel mi piace, di condividerlo sulle vostre piattaforme social come Facebook. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la vostra nuova avventura universitaria, e come nei video precedenti è arrivato il momento in cui ci facciamo delle piccole confidenze. Oggi quello che vi voglio raccontare di me è la seguente cosa. Ebbene sì, tra le mie più grandi passioni ci sono i videogiochi. Chi l'avrebbe mai detto? E voi cosa ne pensate dei videogiochi? Vi piacciono? Ritenete che non siano educativi? Ritenete che invece possano avere un grande potenziale? Beh, non vedo l'ora di chiacchierare insieme a voi su questo argomento. Buona giornata a tutti!